Babababology, babababology, babababology. Ciao, sono Don Bab, ormai conoscete la mia voce. Desidero ricordare il canale Telegram, Bab dice cose, e soprattutto il mio contatto Telegram o Twitter, dove scrivermi e scambiare qualche opinione. Sono Sbabiccio su tutti e due i social. Grazie. Grazie di cuore per chi mi scrive, mi manda un vocale, chi mi aiuta a migliorare, chi mi stimola a crescere in questa avventura, e anche a tutti gli amici, che grazie a questo mezzo ho potuto incontrare e conoscere meglio. Ora torno a guardare la mia libreria. Dopo aver detto due parole su Maus, scorro i dorsi dei miei libri e dei miei fumetti preferiti. Ci sono poche cose, non sono un grande nerd. Accanto alla raccolta completa di Mafalda e di tutto Ratman, e a Bones, capolavoro di Jeff Smith, e al bellissimo Blankets di Craig Thompson, c'è un autore meno conosciuto, ma che è davvero un poeta. Al tempo in cui frequentavo più assiduamente Twitter ci siamo sentiti qualche volta e lui mi ha fatto scoprire Sigur Rós. Ora attacco Spotify mentre riprendo in mano questo libro. Profondo, riflessivo, senza tempo eppure capace di trasmettere senso di urgenza, spiritoso, malizioso, calmo, cinico, tenero. Sembra quasi che la personalità stessa dell'autore di questo capolavoro si sia trasformata in china e inchiostro. Sto parlando di Daniel Quejo e del suo bellissimo Residenza Arcadia. Residenza Arcadia è uno di quei condomini comuni, la periferia anni 70-80. Ormai negli alloggi, dalle finestre grandi, restano i gesti lenti, solenni, abitudinari dei vecchi. Ciò che resta dei giovani è alienato, chiassoso. Vecchie bisbetiche che prendono nota di tutto, che rimbrottano dal vano delle scale con l'aria di chi ha sempre ragione. La pettegola, il cinquantenne ammalato di social, peghe tra vicini, animali domestici. Personaggi sono persone comuni che conosciamo tutti. Vecchietti fragili, teste di legno, burberi cinici. Qua e là personaggi spiazzanti, un giovane diverso dal cliché giovanile, un cane petulante. La quarta di copertina porta questa descrizione. Residenza Arcadia è un microcosmo che pullula di emozioni taciute, lamentazioni, rivendicazioni, e le insondabili profondità di animi che guardano il mondo dal silenzio dello spioncino. Daniel Quejo è un fumettista, illustratore argentino di nascita e italiano d'adozione. L'ho incontrato in un umido pomeriggio a Udine, che era la sua città fino a poco tempo fa. Daniel è una persona timida, riservata, introspettiva, curiosa e piacevole. Spiritosa, proprio come molte sue brevi tavole postate sui social. Seguitele. Residenza Arcadia è la sua prima graphic novel, realizzata come disegnatore e sceneggiatore. Lui usa le tonalità del seppia, con alcuni colori in evidenza. Azzurro carta da zucchero, lilla, salvia, colori mai forti. Ma è forte il tema che pian piano Residenza Arcadia fa emergere. In un mondo normale, un po' disincantato, un po' in posa, e in questa atmosfera patinata e borghese si intravede l'ombra di un fantasma, un regime militare, segreto legame tra i personaggi, il partito. Improvvisamente, a metà del libro, si comprendono le parole tra le righe, i silenzi accusatori.
Quando apri la porta di questo condominio per bene, non sai se sta per accoglierti una simpatica portiera sorridente o un pazzo maniaco assetato di sangue. Quel che è certo è che questo partito ha il potere di modellare le coscienze, lasciando l'impressione di essere liberi di pensarla come vuole lui. Un altro punto è l'arrivo del nuovo. Sconosciuti inquilini che vengono a turbare la quiete, a riempire l'appartamento lasciato vuoto da una coppia altrettanto vuota. Chi sono? Cosa vogliono? Lo sanno che qui ci sono delle regole, delle consuetudini? Questo mette in movimento perfino la millenaria Esther, che entra di prepotenza a far capire come la dobbiamo pensare. Così cattivi, così veri, sembriamo noi. Ecco perché quest'opera di Daniel Quejo, pur essendo la sua prima, è così matura e così bella. Nasce da un'osservazione meravigliosa e attenta della realtà che ha intorno. Forse la sua stessa situazione di italiano o non italiano lo ha aiutato a vedere ciò a cui noi siamo forse abituati o ci stiamo abituando. La barbarie del giudizio, il cinismo davanti alla gioia, il fastidio davanti al diverso. Ricchezze incalcolabili pesate col bilancino truccato. Torna in una situazione con un linguaggio diverso il grido di Mazzarì, capace di ammazzare le sue anatre nella roba di Verga, perché roba mia, vientene con me. Impossibile non leggere il nostro tempo con il partito che grida e le persone che abbassano la voce, sussurrano, lasciando frasi a metà. Rifugiati nei social, siamo incapaci di socializzare. Vestiamo d'oro il ricordo d'un passato che era sfasciato e tragico. Quando ero ragazzo, c'era sempre qualcuno disposto a darti una mano. Altruismo, senso della comunità, valori ormai sbiaditi come una camicia lavata troppe volte. È il commento amaro di uno dei personaggi. Ma a pagina 54, giusto nel mezzo, c'è la vera verità, che potrebbe pure essere il titolo del libro se non fosse così cruda e così reale. Andate a cercarla. Leggete Residenza Arcadia. Sarete persone migliori. Ciao a tutti. Siate santi. Babologi, babologi, babologi.